Ma sarebbe entrovati intorno alle 9, il mercato del lavoro della provincia di Prato tiene... Nonostante la pandemia e le sue conseguenze, nonostante la crisi energetica, almeno così dice il report dell'Osservatorio sul mercato del lavoro promosso da Comune di Prato e CoGefis. Questa sera ne parliamo con Fabia Romagnoli, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord. Buonasera. Buonasera. Spieghiamo Confindustria Toscana Nord dà vita a questo organismo, CoGefis, insieme ai sindacati CGL, Cisle e Will. Si tratta del comitato di gestione dei fondi per gli interventi sociali. Un report che riguarda Romagnoli i primi sei mesi del 2022. Il mercato del lavoro è. Tiene, come dicevamo. Quindi è una buona sì. notizia intanto questo. Sì, sì, diciamo, è il primo report che abbiamo fatto, abbiamo dato questa, eh, il report è stato, gli studi sono stati compiuti dal PIN, abbiamo dato mandato al PIN di effettuare questi studi e eh, questa è senz'altro una buona notizia. Sono eh, al, aggiornati, diciamo, al primo semestre 2022 con, al, con alcuni dati che sono già anche a fine settembre, da anche una previsione all'inizio del 2023. Quindi e anche la previsione dati, è ottimistica. È ottimistica anche la previsione. Quindi per ora c'è, insomma, diciamo il mercato del lavoro a Prato regge, Prato continua a essere un territorio vitale, quindi questo è. E soprattutto il primo dato che ci dice ciò è quello relativo alla crescita del numero degli addetti, ovvero al 30 settembre 2022 il numero complessivo dei lavoratori risultava cresciuto di oltre 4.000 unità in tutti i settori. Sì, eh, sì, il mercato del lavoro tiene, l'occupazione tiene, e anche il saldo, il saldo in realtà è leggermente negativo ma eh, anche perché a, a giugno è influenzato dal, mh, dalla fine diciamo, dei contratti a tempo della scuola, quindi in realtà se si depura da questo, da questo fatto, in realtà anche i saldi eh, sono positivi, soprattutto, soprattutto per il manifatturiero. Quindi il saldo fra avviamenti e cessazioni. Cioè il saldo fra avviamenti e cessazioni, sì. Infatti una negatività che si assesta al meno 2,5%, una cosa che ci hanno detto anche gli studiosi del PIN risulta fisiologica. fisiologica cioè, che cioè, soprattutto non riguarda il manifatturiero. Non riguarda il manifatturiero, anzi nel manifatturiero i saldi sono tutti positivi e c'è un pochino più di problemi sul, sul versante dei servizi, questo sarà un dato e poi andrà approfondito. Ecco, infatti, questi report a cosa servono anche per le associazioni di categoria? Perché sono importanti? Allora, questi, questi report sono importanti perché servono per avere un quadro del, della situazione del mercato del lavoro del nostro territorio, per cercare anche di di individuare quali possono essere le linee di sviluppo in modo da cercare di, di intervenire anche insieme alle istituzioni, alle scuole sul versante della formazione, anche per poter eh, diciamo far sì che il, nostro, che, il, che il mercato del lavoro eh, del nostro territorio si sviluppi e quindi per, per avere anche un driver di sviluppo. Ecco. Quindi chiaramente questi dati poi vanno letti eh, alla luce della, delle, nostre, delle complessità del nostro territorio e quindi andranno ulteriormente approfonditi per poter avere veramente un quadro che sia attendibile sul quale fare delle strategie poi per, per il mercato del lavoro. Abbiamo detto numeri buoni dal punto di vista occupazionale, nonostante la crisi energetica, molti imprenditori nei mesi scorsi abbiamo sentito hanno eh, invocato anche un uso della cassa integrazione facilitata al pari di quello che ne è stato fatto durante la pandemia, eppure non si fa no. tanto uso della cassa integrazione no. nella provincia di Prato? in realtà no, i dati sulla cassa integrazione sono tutti positivi, nel senso che eh, non è, stato un, eh, è diminuito moltissimo il ricorso alla cassa integrazione... Quindi al momento non c'è tensione da questo punto di vista. Nonostante, la crisi, nonostante la crisi energetica? diciamo, fino ad ora siamo stati favoriti dal fatto che c'è stato comunque eh, delle condizioni di mercato favorevole per cui le nostre aziende hanno avuto eh, molte richieste, quindi i fatturati hanno retto. Eh, da ora in poi può darsi che le tensioni magari possano aumentare. Ad aumentare perché c'è sicuramente già un po' un rallentamento, speriamo sia solo un rallentamento un po' fisiologico, ma che non si assista poi a una frenata ecco, del, del, del mercato di sbocco. Infatti, spieghiamolo anche perché la base di questo studio eh, è data anche dai dati relativi all'export delle aziende. Sì. L'export è in aumento, il nostro distretto ha tenuto molto bene, il settore della moda è sempre il settore trainante del nostro distretto e quindi questi sono dati sicuramente positivi e sui quali eh, si può lavorare. Diceva Romagnoli: uno studio da approfondire ulteriormente, anche perché è emersa una riflessione anche tra noi giornalisti quando mm. abbiamo assistito al convegno. Uh, ospitato proprio da Confindustria Toscana Nord per presentare questo report: ovvero che la maggior parte dei nuovi avviamenti è data da contratti a lunga durata, il, prima il tempo determinato per il 50,6% del totale e poi quello indeterminato a seguire. E quindi questa è una buona notizia, ci fa ben sperare, però. In una realtà, come diceva lei, che è molto particolare come quella pratese, anche le aziende a conduzione cinese in realtà fanno uso, largo uso della contrattazione a tempo indeterminato. Sì, largo uso della contrattazione, c'è cioè un largo uso della contrattazione a livello in, a tempo indeterminato, collegato a una grande eh, richiesta di part time. Mm. Quindi, questa è un po' una caratteristica diciamo, del mercato a conduzione cinese. E quindi questo è sicuramente un dato da approfondire, Noi non abbiamo neanche ancora dati che incrociano il tipo di aziende. Quindi bisognerà quindi vedere se bisognerà... sono contratti full time o part sì, time sì, per poi sì. toccare con mano la, la reale sostenibilità bene. nel tempo sì, di questi sì, contratti. Sì, e capire bene appunto come, come vanno letti. Poi ad esempio un altro esempio per capire... Perché vanno approfonditi anche questi dati? Eh, anche sulle eh, cessazioni e eh, invece nuove entrate ci possono essere dei saldi, eh, mancanza magari di una, due, tre persone, magari però in certi, in certi settori della filiera che possono rischiare come numero: in realtà è poco significativo perché in termini assoluti è poco significativo, ma magari all'interno di un segmento della filiera che è già un segmento ridotto. Faccio, ad esempio, le filature cardate, quindi. Potrebbe essere in realtà un, un segnale di criticità, ecco, da andare a indagare ulteriormente. Quindi vanno poi analizzati per bene, ecco, per capire quali possono essere anche i punti di criticità del nostro sistema. Contratti in apprendistato in aumento nel primo semestre 2022, e questo fa molto comodo al manifatturiero, perché parla di una trasmissione di conoscenze, che è poi quello che forse mancava, secondo la voce degli stessi imprenditori del settore. Sì, allora sicuramente è un dato positivo questo aumento dei contratti di, eh, di apprendistato, perché è il tipo di contratto al quale appunto si trasmette la conoscenza, no? Si insegna, diciamo. A, eh, si trasmette la, la conoscenza eh, sicuramente questi eh, l'osservatorio è importante anche proprio per cercare di eh, capire quali sono i fabbisogni anche dal punto di vista mh, della formazione quindi la formare cercare di eh, agire insieme al sistema formativo per creare quelle figure professionali che sono necessarie per la sostenibilità delle nostre aziende e quindi cercare di aumentare senz'altro il rapporto anche con con, eh, con le scuole, con, con la parte formativa e se, con, um, se, cercando di sensibilizzare poi anche le famiglie sulle figure richieste per il nostro distretto. Alla luce degli alti tassi di abbandono scolastico nella provincia di Prato, secondo lei. C'è una carenza da questo punto di vista, ovvero nelle aziende e nelle scuole che non si parlano abbastanza evidentemente? Sì, allora, sicuramente su questo versante, non solo per, per una mancanza, in realtà il dialogo con le scuole c'è, ma ci sono anche delle strozzature anche dal punto di vista burocratico, normativo, che quindi non facilitano no? poi un dialogo che si traduca poi in, in, percorsi, eh, in percorsi pratici, poi di, di, di formazione di maggior vicinanza. Quindi c'è da lavorare su tutto questo versante tramite si può rivedere anche il sistema per dire di alternanza scuola-lavoro, ecco questo import sarebbe importante eh, rivederlo in modo da renderlo veramente più eh, efficace per, anche per i ragazzi, per la formazione dei ragazzi stessi. E, e contemporaneamente agire maggiormente sul, sull'orientamento, quindi sia nei confronti dei ragazzi che delle famiglie anche, forse anche per vincere un po' il pregiudizio per vincere anche il pregiudizio tecnici. nel sistema certo, verso, per far capire dal nostro punto di vista come aziende far capire anche quali sono le, le nostre realtà eh, e quindi come si vive all'interno di, di un'impresa quali possono essere le figure, quali possono essere le carriere no? spesso c'è un pochino di pregiudizio nei confronti del, del settore manifatturiero che è quello principale del nostro territorio, per cui questo sarebbe importante anche eh, farsi conoscere e far cercare di comprendere quali possono essere i percorsi da, da poter seguire. E quindi da questo punto di vista penso ci sia da fare da parte di tutti, perché abbiamo un, da questi studi emerso come un la metà circa dei ragazzi scelgono il liceo ancora per il superiore e questo è un dato in linea anche con i dati italiani. Eh, ma poi di questi un 25% di quelli che si iscrivono al primo anno d'università poi abbandonano durante il primo anno d'università e un 30% di quelli che si iscrivono al liceo non arrivano al diploma liceale. Per cui anche questi sono ragazzi che in realtà forse se avessero avuto un orientamento migliore sarebbero stati orientati. Eh, in modo migliore, senza perdere tempo e senza aggravio anche per loro. Ecco, anche dal Quindi, punto agire di vista alle origini anche per risolvere sì, certo. un problema per che sembra molto nel nostro territorio: certo. però la mancanza di addetti in alcuni settori certo, del manifatturiero. Certo. È sì, ancora sì. così? Sì, è ancora così. Sicuramente le figure tecniche facciamo fatica a trovarle, quindi vanno formate internamente e quindi abbiamo sicuramente bisogno di un maggior legame col sistema formativo perché queste figure siano formate. Sì. Quindi non è tutta colpa del reddito di cittadinanza, verrebbe <ride> da dire come no. una battuta, come si sente dire in questi giorni. No, no bisogna cercare di non, fare, di non arrivare a queste semplificazioni, per cui insomma è una scommessa, si vince insieme, bisogna noi far conoscere le nostre aziende e quindi cercare anche di, eh, di trasmettere no, la voglia di lavorare nelle nostre aziende, che questo è importante. Insomma. E allora grazie davvero a Fabia Romagnoli, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, per essere stata con noi stasera. Grazie, buonasera. E grazie a voi tutti per averci seguito, intorno alle 9, torna domani sera con un nuovo appuntamento. Buona serata.